Tra i principali test diagnostici per l'infertilità di coppia, l'infertilità maschile, sicuramente dopo la visita andrologica abbiamo l'esame completo del liquido seminale o spermiogramma, che andrà a valutare numero, motilità e morfologia degli spermatozoi. Tra indagini di diagnostica poi abbiamo sicuramente un'ecografia, un ecocolor doppio testicolare per valutare la morfologia, le dimensioni dei testicoli, la presenza o meno di un varicocele, che è la causa principale di infertilità maschile, e eventualmente un'ecografia prostatica transrettale per valutare infiammazioni della prostata e delle vescicole seminali, e un'eventuale risonanza magnetica cerebrale dell'ipofisi in caso di alterazione ormonale. Per quanto riguarda lo spermiogramma o analisi del liquido seminale, è fondamentale la raccolta e l'analisi dello stesso, che può essere fatta in via anche domiciliare la raccolta, ma ricordiamo che l'analisi deve essere effettuata necessariamente entro un'ora. La modalità di trasporto deve essere comunque una temperatura coinvolta tra i 20 e i 37 gradi, perché alterazioni termiche comunque possono, e temporali, possono determinare un danno sul liquido seminale e chiaramente sui parametri di analisi. Per quanto riguarda poi lo spermiogramma, andremo a analizzare il numero, motilità e morfologia degli spermatozoi. È chiaro che possiamo avere dei casi di oligospermia se il numero di spermatozoi è ridotto, astenospermia se la motilità degli spermatozoi è ridotto, e teratospermia se la morfologia degli spermatozoi è ridotta. Per quanto riguarda i test diagnostici dell'infertilità di coppia, quindi la componente maschile, infertilità maschile dell'uomo, sicuramente è fondamentale dal punto di vista diagnostico l'analisi biochimica del liquido seminale. Ricordiamo che il liquido seminale, oltre agli spermatozoi e prodotti dal testicolo, contiene altre sostanze prodotte dall'epididimo, dalla prostata e dalle vescicole seminali. Vescicole seminali in cui abbiamo la produzione sicuramente di carnitina e di alfa-glucosidasi, acido citrico prodotto dalla ghiandola prostatica e fruttosio prodotto dalle vescicole seminali. Una riduzione o una mancanza di tali componenti andrà a indicarci quindi una problematica di tipo ostruttivo che riguarda la sede di produzione. Quindi sarà fondamentale per poter fare una diagnosi differenziale tra una zoospermia secretoria e una zoospermia ostruttiva, cioè non ritrovare queste sostanze nel liquido seminale è più indicativo di una zoospermia ostruttiva, ritrovarle con un'alterazione però o assenza quasi totale di spermatozoi starà ad indicare una zoospermia di tipo secretorio. In caso di infertilità maschile, sicuramente dopo uno spermiogramma è fondamentale escludere le flocosi genitali, e per questo consigliamo una spermiocultura o un tampone uretrale per la ricerca di tutti gli agenti patogeni coinvolti nelle infezioni delle vie seminali. Quindi andremo a ricercare Neisseria gonorrhoeae, la clamidia trachomatis, micoplasma, pneumonia hominis, clamidia e HPV, perché ricordiamo che spesso tali agenti patogeni danno delle infezioni con flocosi genitali asintomatiche o pauci sintomatiche, cioè non danno grossi sintomi, però possono determinare alterazioni molto consistenti della fertilità dell'uomo, della donna e quindi di coppia. Sicuramente tra i test per la valutazione della sterilità e fertilità maschile sono fondamentali dei test di tipo genetico. Questi test genetici abbiamo tutto un elenco variabile. Tra i test più importanti ricordiamo il test di reazione acrosomiale, il test di penetrazione del muco cervicale, il test di vitalità, la ricerca di anticorpi antispermatozoi soprattutto nel muco cervicale, e poi abbiamo il test di frammentazione del DNA, di fondamentale importanza negli uomini che hanno uno spermiogramma che sembra apparentemente nella norma,
però la gravidanza non va in porto, oppure in coppie in cui ci sono aborti ripetuti, spontanei, oppure in coppie che effettuano comunque procedure di inseminazione artificiale, quindi ad esempio la FIVET, l'ICSI, ma non va in porto con tentativi ripetuti. Quindi il test di frammentazione del DNA in questi casi è di fondamentale importanza. Sicuramente nei casi di infertilità di coppia, per quanto riguarda lo studio della componente maschile, fondamentale. Nei casi di oligostenospermia elevata o nei casi in cui ci sia una zoospermia di tipo secretorio o ostruttivo, quindi l'assenza totale di spermatozoi nel liquido seminale, dei test genetici sono di fondamentale importanza, e tra questi abbiamo l'analisi del cariotipo, la ricerca delle microdeletioni del cromosoma Y, e andremo a ricercare in questi casi la presenza o meno dell'alterazione del gene della fibrosi cistica, perché nei soggetti portatori di questo gene alterato per la fibrosi cistica abbiamo una genesia dei dotti deferenti. In pratica che vuol dire? Che il dotto eiaculatore e il dotto deferente, che portano gli spermatozoi prodotti dal testicolo attraverso l'epididimo fuori, attraverso l'uretra, e quindi importanti per la fertilità, non sono presenti, proprio perché il deferente, entrambi i deferenti o i dotti eiaculatori non sono presenti, esiste una genesia degli stessi. Quindi in questi casi, fatta la diagnosi, è di fondamentale importanza per una distinzione tra azoospermia secretoria o azoospermia di tipo ostruttivo. Sai quali sono le indagini strumentali importanti per la diagnosi di infertilità maschile o di coppia? Lo vedremo nel video di oggi. Sono il dottor Patrizio Vicini, andrologo e urologo a Roma. Per quanto riguarda le indagini strumentali dell'infertilità maschile, soprattutto di coppia, ma diciamo per quanto riguarda l'andrologo, la parte maschile, abbiamo sicuramente un eco Doppler testicolare per valutazione della morfologia dei testicoli, presenza o meno di varicocele, ecografia prostatica transrettale per la conferma o esclusione di flocosi genitali, quindi che riguardano la ghiandola prostatica, vescicole seminali ed epididimo, e poi dei dosaggi ormonali, fino ad arrivare via via a indagini un po' più invasive. Dico un po' più invasive, sono essenzialmente due: l'agoaspirato testicolare, che consiste proprio nell'aspirare nel parenchima testicolare, ma meglio ancora una biopsia testicolare, cosiddetta tese, che prevede l'estrazione di una quota millimetrica di parenchima testicolare per andare poi a effettuare un'analisi, cioè una presenza o meno degli spermatozoi. Ricordiamo che oggigiorno la metodica gold standard è una tese effettuata per via microchirurgica con eventuale crioconservazione del liquido seminale.